Bello a tutti ragazzi, c'è Iflex che vi parla ed oggi siamo nel secondo video giornaliero. Sinceramente non era in programma, però siccome è successa una cosa ieri sera, ovvero prima che registro questo video, ho deciso di farvi questo video anche per aprirvi un po' gli occhi, per cercare di non farvi succedere degli inconvenienti che potrebbero farvi restare davvero, e dico davvero, molto molto male. Potete dispiacervi veramente un botto. Allora, Giac, intanto, vabbè, siamo in Giac, troverete il suo canale in descrizione. Per quanto riguarda Giac, racconta la tua esperienza che ti è successa. E allora, tipo, stasera prima che stavo andando a cena, ho rimasto la PlayStation accesa. E tipo, quando ho rimasto la PlayStation accesa, ho rimasto tutto attaccato. Visto che io ho pure il lampadario nella cucina, ho notato che c'è stato un balzo di corrente e quindi ho visto che se n'è andata la luce. Poi, quando ho riacceso la PlayStation, ho visto che tipo si era scollegato tutto e mi ha rifatto fare il logout. Dopo che mi ha rifatto fare il logout, sono andato su Minecraft per vedere se si era salvato il tutto oppure se si era fatto qualcosa. E quindi poi dopo ho visto che il salvataggio si era danneggiato e non mi faceva vedere più il mondo. E quindi io poi questo mondo l'ho perso definitivamente senza recuperarlo, perché il file non è che si era danneggiato parzialmente, ma tipo il tutto si era danneggiato. Quindi molto grave la situazione. Appunto, raga, potete restare davvero molto molto male. Vi dico questo video più per altro per voi, va, perché non vorrei che vi succedesse la stessa cosa. Ad esempio, avete un mondo che ci siete stati anni a costruirlo, mettiamo, avete un mondo incredibile a cui particolarmente siete legati a questo mondo, oppure avete una sopravvivenza, ci siete stati tanto tempo, qualsiasi altro mondo. Fate innanzitutto una copia del mondo. La copia del mondo la dovete avere sempre. E oltre a fare la copia del mondo, dovete mettere il salvataggio dovete mettere il salvataggio anche nella pendrive, così non perdono nulla, giusto, GH? Giusto. Ad esempio, mi succede una cosa del genere, avete costruito un mondo in cui ci siete stati tantissimo tempo, non la prenderete bene. Infatti ora, appena finisco di registrare questo video, mi passo anche nella pendrive e faccio la copia anche della mia sopravvivenza. Muori, No, ho CCH. cambiato visuale. Ho cambiato visuale, Sì, la visuale. scusa, lo stesso morivi. Io allora che le video così la aggiungevo al video. I fail di No, 1600. vabbè. Beh, ora troverete un piccolo video con della musica di sottofondo, un breve tutorial per come passare il download di un mondo sulla pennetta o sulla chiavetta USB. Quindi raga, se non avete capito qualcosa, avete qualche piccola incomprensione, basta scrivere un commento, ovviamente li leggo sempre tutti e quindi cercherò di darvi una risposta. Più che altro la risposta ve la dà GH, lo affidiamo a questo compito, lui ne capisce di più di me su questo campo. E quindi mi raccomando, avete qualche piccola incomprensione, qualsiasi cosa, scrivetemi un commento. Vabbè, casomai faccio pure il video sul canale se lo volete, con vari screenshot così vi faccio vedere proprio manualmente come si fa. Ricordo di condividere il video soprattutto per far diffondere la notizia su come fare, perché mettiamo che avete costruito un mondo, per costruire questo mondo ci sono stati 2 anni.
È tipo un mondo gigante, enorme, e poi vi succede sta minchiata e perdete un salvataggio di un mondo. La giacca, non c'ho nulla, vabbè. Quindi raga, mi raccomando, condividete il video per diffondere la notizia. Se avete qualche piccola incomprensione, scrivetemi un commento. Quindi dai, Flex, Jack è tutto. Aspetta. Fatelo, è per il vostro bene, fidatevi se non volete perdere qualche mondo. Ok, possiamo dire che sei fortunato, non ti capiterà mai questa cosa, però potrebbe sempre capitarti, quindi ti consiglio di farlo. Come dire che questo metodo è sempre funzionante perché ci sono a volte che il file viene danneggiato completamente e non parzialmente. E quindi noi dovremmo solamente gettare il file residuo nella spazzatura della PlayStation 4. E se poi lo riprendi alla pendrive, però di nuovo il Può file. darsi che funzioni, però non è sicuro al 100%. Diciamo questo. Ok, quindi dai, Flex è tutto. Bella.